Buonasera e bentornati, questo è Municipio X alla seconda, il nostro speciale dedicato ai candidati presidenti dei nostri municipi. Questa sera è lo speciale dedicato al Municipio 5. Io sono Francesco Cutrone e vi vado a presentare i nostri ospiti di questa sera. Con me Alessandro Bramati e Natale Carapellese. Buonasera. Benvenuti, grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Buonasera. Adesso guardiamo insieme una grafica, presentiamo le vostre schede, ormai siamo abituati, delle schede molto veloci per conoscere meglio i nostri candidati. Conosciamo così Natale Carapellese. Alla domanda da che parte sta, lui risponde dalla parte dei quartieri. Abita nel quartiere Stadera, adora la compagnia e non sopporta l'ipocrisia. Invece, per quanto riguarda Alessandro Bramati, le risposte che ci ha dato sono le seguenti: sta dalla parte dei cittadini, abita nel quartiere Fatima, adora impegnarsi e non sopporta le bugie. Su questo direi che vi trovate d'accordo, siete piuttosto in sintonia. Quindi buonasera. E ricordo le regole, le ricordo anche a chi ci sta seguendo. Abbiamo i consueti 30 minuti, 4 blocchi tematici, 6 minuti per ogni blocco. I nostri candidati avranno modo di parlare 3 minuti ciascuno. Il sorteggio ha decretato che a partire sarà il candidato Bramati e partiamo col primo blocco che conosciamo con la grafica. Ci occuperemo per iniziare di mobilità, quindi piste ciclabili, sicurezza stradale. Ricordatevi che il gong decreterà la fine dei vostri 3 minuti. Direi, Bramati, via il tempo, parliamo di mobilità. Buonasera a tutti ancora. Mobilità. Innanzitutto, quello che ritengo un principio generale, bisogna passare da una logica dei divieti alla possibilità sempre più diffusa di creare opportunità e servizi. In questo senso, abbiamo un tema molto sentito nell'ambito del municipio, che è il tema del trasporto pubblico legato alla metropolitana. Noi abbiamo una sola fermata su 5 linee presenti in città. Sono 10 anni io ero sia in consiglio di zona in opposizione e questi ultimi 5 anni come presidente, che su questo tema in qualche modo abbiamo sempre sollecitato l'amministrazione, soprattutto in questi ultimi 5 anni, in tutti gli atti, sia di urbanistica che di mobilità. Abbiamo inserito la richiesta di iniziare. Sappiamo che il percorso non è un percorso immediato, perché costruire una metropolitana ha i suoi tempi e ha la sua ricerca di risorse, ma quantomeno di dare il via a una seria progettazione che in qualche modo andasse a sanare questa ferita che il territorio ha e fosse anche un'opportunità in termini il più diffusa possibile di questo servizio. Dico questo perché io non ho un tracciato ben definito, o meglio, mi piacerebbe fare un discorso serio sui tracciati in ambito di metropolitana. Sta di fatto che appunto questa opportunità ad oggi non è stata inserita. L'unico, diciamo, nota che è stata inserita nell'ultimo PTO come sviluppo di un'asse che è quella della Via Ripamonti e a uno studio di fattibilità del prolungamento del 24, che però poco c'entra con l'esigenza che ha tutta la zona. Sul tema della ciclabilità, allora io qui vorrei che si sfondasse anche una mentalità che è quella che una parte ama le 4 ruote e l'altra ama le 2 ruote o altri mezzi. Io credo che bisogna in questa fase, in una prospettiva evidentemente di cambiamento, perché il 2021 e quello che abbiamo vissuto ci chiede anche questo tipo di cambiamento, che ci fosse però un accompagnare questo cambiamento rispetto alla mobilità, e ritengo che il tema della ciclabilità, così come è stato impostato in questi anni, abbia molti difetti. Noi abbiamo approvato anche dei tratti di ciclabile condivisi con l'amministrazione centrale, ne abbiamo contestati altri, soprattutto quelli dipinti a terra, e quelli realizzati e quelli di futura possibile realizzazione, vedi sulla Bianconi. La ringrazio, è stato perfettamente nei tempi, il gong ha suonato, per cui continuiamo. Colgo l'occasione però per ricordarvi che avete a disposizione 2 bonus ciascuno da 1 minuto, per poi eventualmente ribattere. Però la parola adesso per i suoi 3 minuti a Natale Carapellese. Grazie, buonasera a tutti.
Sì, allora sul tema della mobilità sicuramente il Municipio 5 è un po' la Cenerentola dei vari municipi perché concordo su un aspetto, cioè sul fatto che è un dato oggettivo, su oltre 100 fermate di metropolitana che abbiamo nella città di Milano, nel nostro municipio ce n'è una sola, che è quella di Piazza Abbiategrasso, capolinea. E quindi questo è senz'altro un punto che ci vede molto impegnati e ci batteremo perché questo è il momento giusto per farlo, perché Milano ha delle opportunità dovute alle Olimpiadi del 2026, al PNRR, ai fondi che stanno arrivando. Quindi, oltre ai vari prolungamenti e finanziamenti che sono stati ottenuti in altre zone, noi vogliamo che quantomeno questo studio di fattibilità venga reso pubblico e concreto, che ci sia un percorso definito e che ci sia la possibilità di avere una metropolitana a tutti gli effetti nel territorio del Municipio 5. Questo finora è sempre stato un po' aleggiato in qualche PGT, ma sostanzialmente non c'è mai stato un atto concreto che lo sancisce. Quindi su questo sicuramente è un elemento che va portato avanti e vanno costruite le basi in questi prossimi anni perché questo sia comunque un fatto concreto che ci vorrà del tempo, non si realizzerà presto, ma almeno poggiare le basi. Sul resto del discorso mobilità, Milano ha sostanzialmente una fisionomia e una struttura che è quella della Milano industriale dell'Ottocento, che fino agli anni 60 è rimasta abbastanza simile nella sua conformazione, soprattutto se guardiamo la Cerchia dei Navigli, dei Bastioni. E poi via via intorno è cresciuto il resto della città. C'è la necessità di renderla più fluida, di costruire sì piste ciclabili, programmarle nel tempo. Non è facile perché quando si costruisce una M4 i disagi, i problemi della cittadinanza sono notevoli. E lo stesso anche se si costruisce una ciclovia con tutti i crismi, diventa problematico. È ovvio che a volte ci sono delle soluzioni intermedie o altre più veloci, però il problema è quello di andare in una direzione, cioè di marciare per una città che diversifica le possibilità di spostamento e per esempio la trasformazione che c'è già in atto con i mezzi elettrici e l'adozione di tutti i bus elettrici da qui ai prossimi anni con l'acquisto di 120 vetture all'anno andrà via via a portare al 100% dei mezzi tutti elettrici. L'obiettivo deve essere quello di ridurre l'inquinamento che nella città è ancora sempre molto forte. Quindi sostanzialmente io quello che si prefigura è quello di marciare con una linea decisa in quella direzione. Vi ringrazio, devo chiedere a Bramati se vuole usare ora il suo bonus di diritto di replica o lo teniamo per dopo. Lo Teniamo teniamo, per dopo, allora certo. guardiamo insieme la grafica, conosciamo il blocco 2, il nostro secondo tema è relativo a un tema fondamentale, quello del commercio, negozi, centri commerciali e mercati, così scopriamo che tutto insomma poi confluisce. Partiamo però da Carapellese, i suoi 3 minuti, parliamo appunto di Mi commercio. può ripetere commercio? Commercio, gli spunti che noi diamo sono relativi ai negozi, ai centri commerciali, ai mercati. A lei la sua interpretazione di commercio. Certo, allora, sicuramente è un tema molto importante perché si riconduce a quelle che possono essere le vocazioni dei quartieri. Noi abbiamo una parte che è quel quadrante orientale del municipio, mi riferisco a sud dello Scalo Romana, quindi tutto quello che è sta avvenendo in trasformazione e quindi con nuovi insediamenti produttivi e abitativi. Mi riferisco all'area Symbiosis piuttosto che Prada e tutto quello che è in essere a partire dallo Smart City Lab e lo Scalo Romana con il nuovo parco che verrà introdotto insieme al Villaggio Olimpico e tutto. Quel pezzo di città ha uno sviluppo, dovrà essere accompagnato da delle strutture di servizio che sono un po' carenti probabilmente, sicuramente manca quella della mobilità che abbiamo detto prima, ma va sviluppata anche quella del commercio, soprattutto quello dei negozi di vicinato, che in quell'area, essendo un'area ex industriale dismessa, non ha attualmente salvo qualche locale serale. Ecco, mentre il resto della zona, perché la zona è fatta di tanti quartieri, che coesistono, Milano ne ha 88, nella nostra realtà ce ne sono circa una decina,
nei quartieri c'è una vocazione diversa. Per esempio sull'altro lato, quello del Naviglio Pavese, o se preferite scendendo da San Gottardo via Meda Montegani fino ad arrivare alla periferia verso Rozzano e Gratosoglio, lì c'è una presenza di negozi, come pure lungo l'asse di Ripamonti. Va, a mio avviso, salvaguardato e vanno fatti dei progetti di rilancio, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, il mercato comunale. Noi abbiamo un mercato comunale in via Nera, in via Montegani, angolo, che è uno dei peggiori di Milano, uno di quelli più malmessi. Il nostro intento è quello di riqualificarlo, di rilanciarlo e di fare in modo che attorno a quella realtà e insieme ai commercianti della via riparta un progetto di rilancio dell'economia legata ai negozi di vicinato. La stessa cosa vale anche per via Ripamonti, che devo dire ha una difficoltà in questi anni, poi con la pandemia è diventato un po' tutto più complicato. Però ci sono delle potenzialità e lavorando sulla qualità e sulla tipologia dei servizi, per esempio quando parliamo di commercio, io credo che una cosa importante può essere quella di coinvolgere le scuole di formazione e anche l'artigianato. Ci sono associazioni dell'artigianato che possono comunque introdurre anche negozi, attività di tipo nuovo e non solo food o serali. Da noi c'è molta presenza della movida, va diversificata questa tipologia di presenza. La ringrazio, vi ringrazio anche per rispettare i tempi. Proseguiamo sempre il vostro punto di vista, però sul commercio la parola a Bramati per i suoi 3 minuti. Allora, è una frase comune dire che ogni luce che è accesa genera sicurezza. Io credo che un'amministrazione abbia il dovere in qualche modo di garantire l'opportunità che questa luce rimanga accesa. Noi abbiamo visto nel nostro territorio e in diversi quartieri in questi 2 anni chiudersi tantissime attività. Questo evidentemente è tutto legato alla possibilità di ripresa anche di un'economia della città. Sul tema specifico del commercio, io credo che anche per rispettare le competenze che il municipio ha, il nostro compito sia quello in qualche modo di guardare quelle realtà innanzitutto per il bene che fanno e per il lavoro che svolgono, ma soprattutto perché sempre di più io ritengo ci sia la necessità, essendo quegli ambiti dentro i quartieri, adesso oggi non si possono più chiamare periferie, li chiamiamo tutti quartieri. Dentro i quartieri, la possibilità che la loro funzione diventi anche una funzione sociale. In questo senso noi avevamo iniziato nel 2019 una scommessa legata al tema del fuorisalone, del design più sensibile, di fare una sperimentazione, di portare in altre parti della città opportunità che sono esclusive di alcuni ambiti. Io credo che questa scommessa vada rilanciata. Avevamo cominciato a fare, poi la pandemia ci ha fermato alcuni ragionamenti, sempre in ambito di mercato comunale, sull'asse di Stadera e sull'asse di Ripamonti. Questo, secondo me, è un segnale concreto che noi possiamo dare. Vi siamo vicini anche con la possibilità che insieme possiamo rendere più belli, vivibili e sicuri i nostri quartieri. In questo senso, poi anche tutto il commercio, l'artigianato, anche quello diciamo tra virgolette più sommerso. Io ho avuto esperienze in questi anni di incontrare, di conoscere realtà che veramente o nei cortili portavano avanti quotidianamente il loro lavoro in silenzio. E la pandemia ha come accentuato anche la loro voglia, la loro esigenza di essere vivibili, visibili e parte attiva della riqualificazione di certi ambiti. Io credo che questo sia, anche per le competenze che abbiamo, innanzitutto il compito, creare una sinergia anche in forma trasversale perché loro diventino parte attiva. Un progetto recente che abbiamo accolto da un'associazione è stato quello, per esempio, di coinvolgere i commercianti sul tema della violenza contro le donne, in cui anche loro potessero diventare sentinelle in qualche modo di situazioni che magari non vengono registrate in altro modo.
Grazie, allora proseguiamo, siamo sempre nel nostro blocco, l'abbiamo concluso, devo chiedere quindi se vogliamo usufruire il bonus. No, Possiamo... direi Allora, di no. andiamo avanti, conosciamo il blocco 3, guardiamo insieme la grafica, ci occupiamo di quartieri, quindi noi abbiamo dei suggerimenti, possiamo parlare di sicurezza, edilizia popolare, scuole, cultura, tutto questo dipende ovviamente sempre dal vostro punto di vista, dalla vostra interpretazione. Continua Bramati, questo è il suo turno, quindi via ai suoi 3 minuti. Va bene, vediamo di concentrare. Mi spiace, lo dovrò fare per slogan e per titoli, però tema sicurezza. Tema sicurezza evidentemente è un tema complicato che implica innanzitutto una collaborazione tra le forze preposte, le forze dell'ordine preposte. In questo senso credo che una connessione sia tra carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza che sono presenti sul territorio debbano in qualche modo dare la possibilità di affrontare queste criticità che abbiamo nei nostri quartieri con un presidio del territorio più puntuale. C'è anche la polizia locale che evidentemente ha i suoi compiti, ha anche i suoi compiti di sicurezza. Noi abbiamo fatto una battaglia e abbiamo anche nel nostro programma la possibilità di una revisione complessiva del tema dei vigili di quartiere. Perché se è pur vero che i vigili hanno compiti prevalentemente di viabilità e di mobilità, c'è tutto il tema del presidio delle aree nei parchi e tutta una serie di interventi anche qualificati e specialistici che il corpo ha al suo interno. Sul tema della scuola, la scuola è fondamentale, un pilastro fondamentale sia a livello educativo che di istruzione. E credo che il tema su cui bisogna mettere mano è il tema della manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle strutture. Noi abbiamo una competenza che è quella di definire su dei budget degli interventi per migliorare le nostre scuole. In questi 5 anni devo dire che buona parte è stato disatteso, nel senso che noi abbiamo sviluppato le nostre delibere e i lavori fanno fatica a partire. Credo che su questo bisogna dare una forte accelerazione perché un luogo più bello rende anche per i ragazzi e le ragazze la possibilità di vivere meglio anche quegli ambiti che li occupano in tante ore della giornata. Poi non mi ricordo, il tema della cultura, il tema della cultura è fondamentale anche per tutti i nostri quartieri, noi abbiamo tutta una serie di realtà teatrali in forma stabile e associazioni culturali con cui abbiamo collaborato e intendiamo evidentemente continuare a collaborare in maniera sempre più precisa e puntuale, secondo un principio che non ci mettiamo a fare la cernita dei buoni e dei cattivi. Per noi chiunque abbia da dire qualcosa in qualche modo alla città, a esprimere le sue potenzialità, troverà sempre nell'ambito del municipio la possibilità di questa espressione. Lo abbiamo fatto in fase di pandemia con un bando ben costruito in cui abbiamo sostenuto quel periodo di criticità come segnale dell'istituzione e intendiamo continuare a farlo con il supporto a un lavoro preziosissimo. Puntualissimi, grazie. Allora proseguiamo, parliamo sempre di quartieri, la parola a Carapedese. Sì, quando parliamo di quartieri di sicurezza, a mio avviso io la parola sicurezza l'ho sempre abbinata alla coesione sociale. Su questo, è tutto vero, e senz'altro va portato avanti il discorso di coordinamento delle forze dell'ordine. Per esempio c'è una situazione di carenza anche in quell'ambito che si potrebbe superare dall'accorpamento dei confini e dei perimetri dei commissariati con i municipi. Attualmente a Milano ce ne sono un numero molto maggiore dei 9 municipi e quasi sempre i commissariati sono a scavalco tra una zona e l'altra, hanno perimetri e dimensioni diverse, decisamente diverse. L'accorpamento e l'unificazione con i municipi darebbe da un lato una maggiore coerenza a questo servizio, a questa attività determinante e importante, ma permetterebbe anche il recupero di risorse e di personale che è carente dal punto di vista numerico per poter far fronte alle esigenze. Detto questo, però, i problemi della sicurezza derivano molto spesso anche dall'abbandono e dal degrado
di molti quartieri della città, in particolar modo nel municipio 5, se vogliamo guardare lo Stadera, il Gratosoglio, ma ce ne sono anche altri, realtà, non c'è e non è mai stato completato il piano di risanamento dell'8 2 di Gratosoglio Sud. Era un piano annunciato negli anni 90, avviato e fatto in parte per la prima parte, la restante parte dei palazzi e delle torri è rimasta fatiscente, e questo è da debitare a un po' al fatto che è rimasto un po' lettera morta il fatto di risolvere i problemi di gente che gli piove in casa, che hanno i tubi rotti, che hanno comunque le facciate che sono un po' per quello che sono, nelle cantine spesso si trovano rifiuti, c'è un problema di rifiuti da almeno 3 anni nella realtà di Gratosoglio che non si riesce a risolvere, e io credo che certo il Comune deve fare la sua parte, l'AMSA la fa più che egregiamente, ma è importante che la Regione, in quanto titolare dell'azienda Aller, dia là a costruire le casette di raccolta rifiuti che mancano, perché non sono numericamente adeguate al numero degli abitanti di quella realtà. Questo è un problema che sussiste solo in alcuni quartieri e, guarda caso, è lì che bisogna comunque impegnarsi e concentrarsi per risolverle. Tutte queste cose fanno parte anche del novero della sicurezza e della coesione. Sulla cultura, senz'altro, se c'è una caratteristica positiva del municipio è il fatto di avere ben 8 teatri, solo per citare quelli più importanti, lungo l'asse che va da Via Meda fino a Missaglia. Parliamo, senz'altro, una realtà importante da valorizzare, da portare avanti. Io vi ricordo che avete a disposizione ancora i vostri bonus, quindi qualora li vogliate usare, cioè, anche solo per approfondire. Parte Bramati, lo gioca? Allora, le ricordo, dura 1 minuto, però lo usiamo sempre per quanto riguarda i quartieri, quindi blocco tematico 3. Sì, lo gioco nel senso che ha aperto un tema evidentemente che per tempi non ho potuto trattare, che è tutto il tema dell'edilizia residenziale pubblica. Io credo anche qui che bisogna in qualche modo sfondare un luogo comune, cioè i fan di MM case comunali e i fan di Aller case di competenza regionale. Io credo che i cittadini che abitano quelle case lì abbiano la necessità che siano risolti i problemi. Io le ho girate parecchio, tutte e due i contesti, e tutte e due manifestano tutta una serie di criticità. Per cui anche il mio non è puntare il dito contro qualcuno, è un lavoro attento e puntuale a chi ha responsabilità affinché in qualche modo si affrontino, per le competenze che abbiamo evidentemente, le criticità che vengono segnalate. È stato citato il tema dei rifiuti in Gratosoglio, io quel tema lì ho cercato di affrontarlo anche lì con la trasversalità, chiamando tutti alla corresponsabilità per la soluzione del problema. La ringrazio, chiedo se vuole utilizzarlo, certo. Ne avete a disposizione, perché, quindi è su diritto, li avete mantenuti per la fine. Allora, siamo stati parsimoniosi. Assolutamente, comunque, via il tempo. Ma sicuramente il tema dei rifiuti che veniva citato, ma anche dell'area, io non ho fatto distinzioni di fan tra MM e Aner, sicuramente le criticità ci sono in entrambe le situazioni. Quello che mi arriva è dalle testimonianze di numerose famiglie che hanno messo anche gli avvocati, e che tantissimi caseggiati Aler sono veramente in situazioni di pericolo, di fatiscenza e di rischio per chi ci passa anche solo vicino. Basta citare la torre di Via Boifava piuttosto che le situazioni di Gratosoglio e via. Ora, è giusto chiamare in causa le istituzioni, sia esse comune che la regione, ma non mi risulta che Bramati e la sua giunta si siano spesi più di tanto nei confronti della regione per fargli cambiare posizione, perché in 5 anni una casetta una non è arrivata lì a Gratosoglio, anzi non hanno neanche detto quando le faranno, non si sa proprio nulla, non si sa. Quindi da questo punto di vista è giusto equilibrare le cose, ma quando la responsabilità è del comune è giusto che se la prenda il comune, ma quando è della regione gli va detto qualcosa a chi amministra Aller. Aller è nelle condizioni, e chiudo, di non sostituire neanche una persiana. C'è una signora in via Barilli al 13 che da 5 anni aspetta la sostituzione di una persiana. Io non so più a chi chiamare e telefonare.
Vi ringrazio. Le opzioni sono due. Se vuole rispondere ancora, le lascio diritto di replica ancora adesso, altrimenti andiamo avanti e No, guardiamo il no, quarto tema. lo tengo per ultimo e metto insieme un po' di cose, via. Andiamo, allora guardiamo insieme la grafica così conosciamo meglio il quarto e ultimo tema, così concludiamo questo confronto. Parliamo di ripartenza. A voi la parola e l'interpretazione, e i nostri suggerimenti riguardano tessuto sociale e progetti futuri. Sempre per quanto riguarda il sorteggio, alternanza, quindi parte Carapellese con i suoi 3 minuti. Se parliamo di ripartenza, abbiamo parlato prima di economia, di commercio, mi verrebbe da dire che un tema fondamentale, importante, che non abbiamo trattato qui stasera, è quello che dall'esperienza della pandemia, che non è ancora finita, siamo qui con le mascherine a parlare ai cittadini, si faccia tesoro di questa esperienza in positivo guardando avanti, guardando al futuro. E se dobbiamo guardare avanti con serietà, dovremmo dare un giudizio e guardare anche quello che non ha funzionato dal punto di vista della sanità, per esempio in Lombardia, modello efficiente per certi versi e tarato sugli ospedali, ma decisamente carente dal punto di vista della territorialità e della medicina di prossimità. Su questo fronte noi batteremo il chiodo senza interruzione perché nel passato noi abbiamo vissuto la stagione, per esempio, che si è conclusa negli anni scorsi con la chiusura del poliambulatorio in via Ripamonti, un poliambulatorio storico che era aperto nel dopoguerra e che tutti i cittadini del municipio lo conoscono e lo utilizzavano. E quell'ambulatorio, noi abbiamo raccolto 3.500 firme perché eravamo contrari a quella chiusura. Devo dire che non c'è stata corrispondenza in egual misura nel sostenere la necessità di tenerlo aperto e di evitarne la chiusura. A questo si aggiunge la carenza di medici di base. Vi ricordo che al di là dei numeri che vengono detti quando ne parliamo, che ne manca 10, 12 a seconda di come si vuol fare i conti, io ho ravvisato da testimonianze certe dei cittadini che hanno provato a intestare il medico attraverso sia la procedura online che altro, che nell'ATS, nell'elenco dell'ATS di Milano, risultano elenchi non aggiornati, ci sono medici di famiglia che poi di fatto non ci sono più, sono trasferiti o sono andati da qualche altra parte, comunque non sono più in servizio, se no, o sono in pensione o poveri loro, sono altrove. E questa è una mancanza grave. Noi riteniamo che si debba riformare la sanità in Lombardia, dandogli un vestito e una struttura più corrispondente alle esigenze del territorio, a quelle che possono essere le case di comunità o se volete comunque che diano la possibilità nei municipi di avere una struttura di riferimento, un po' come c'è l'anagrafe, ci deve essere comunque una realtà dove i cittadini fanno riferimento per le cure essenziali e necessarie. Questo insieme a un potenziamento della struttura e della presenza dei medici che man mano che si va più verso il confine della città, diminuiscono, ce ne sono meno, probabilmente nel centro storico ce n'è un numero maggiore. Di sicuro, al di là delle medie del pollo, se io vado a Gratosoglio so che si fa fatica a trovarli. Perfetto, direi tempismo perfetto. Allora, Bramati, proseguiamo con lei, sempre parlando di ripartenza e il suo punto di vista, via i 3 minuti. Allora, sul tema di ripartenza sociale, c'è un ambito che abbiamo creato in municipio che è il tavolo sociale, il tavolo delle politiche sociali, che credo sia un punto fondamentale. Innanzitutto perché nasce su un principio che valorizza la libertà di chi ha voglia di fare. È un tavolo che abbiamo istituzionalizzato, che è libero, plurale, aperto a chiunque voglia impegnarsi e, se mi permettete, non solo passare ore davanti alla tastiera a lamentarsi. Questo per me è il punto di continuità sul tema di una ripartenza sociale in termini istituzionali e come competenza del municipio. In questo senso, si lavorerà perché questo diventi sempre di più una risposta efficace ai bisogni del territorio. Si è aperto un fronte sulla sanità, io qui non voglio in qualche modo non prendere responsabilità che sono commisurate a quello che abbiamo vissuto e anche come Regione Lombardia. Però
sicuramente sono stati fatti degli errori, sicuramente ci sono delle criticità, sicuramente se fosse successo da altre parti d'Italia quello che è successo da febbraio del 2020 in poi, nella portata con cui è successo sul nostro territorio, non so quanti, staremmo a parlare probabilmente di analoghe criticità. Detto questo, è evidente che ci sono alcuni aspetti. La chiusura del poliambulatorio di Via Ripamonti, io ho fatto due commissioni con l'ATS in cui hanno listato tutta una serie di numeri. Capisco che togliere alcuni servizi da un punto preciso, ma mi permetto di dire, avendo la garanzia che poco distante erano comunque ridistribuiti, è una scelta che per esempio la sinistra negli anni non ha mai, sul tema della sicurezza che si diceva prima, tutti i presidi territoriali della polizia locale sono stati chiusi, altri ambiti di servizi, noi abbiamo chiesto nelle nostre delibere l'ampliamento del servizio delle biblioteche e non si può come servizio perché non ci sono i soldi. Allora è evidente che bisogna fare delle valutazioni in questo senso. Sul tema dei medici di base è abbastanza semplice, uno vada a ripercorrere un attimo il mondo dell'università, non ce ne sono. La Regione Lombardia in un periodo ha fatto un bando per cercare di incentivare, almeno in quel periodo, giovani laureati che svolgessero quell'attività lì, e più di quello non si può fare. Lo stesso, andiamo a vedere i tagli sulla sanità fatti negli anni, trasversalmente ha portato alla situazione che oggi abbiamo. Per cui è evidente che i problemi ci sono, mi interessa fino a un certo punto andare a vedere le cause, vediamo quali sono le soluzioni effettive. Vi ringrazio. Allora, la conoscenza, il confronto tramite questi quattro temi si è conclusa. Avete ancora a disposizione eventualmente un minuto ciascuno. Se lo volete usare, ne approfittiamo, rispettiamo sempre l'alternanza. Un minuto per Carapellese. Una battuta sui medici. Il fatto che mancano solo in Lombardia è singolare, perché nel Veneto non mancano e nel rapporto sono decisamente, in rapporto alla popolazione, agli abitanti è decisamente superiore, altrettanto in Emilia o in Toscana. Diciamo che la Lombardia ha fatto molto per disincentivare i medici laureati ad andare in una direzione piuttosto che nell'altra, li ha fatti andare più verso gli ospedali che verso la cura nel territorio, e questo è un dato di fatto oggettivo. Al di là di questo, a me mi piaceva metterla in positivo e guardare, parlando di ripartenza, perché questo era l'argomento in discussione sul quarto blocco, credo che sia importante rilanciare quelle cose che dicevamo prima sul commercio, sulle attività economiche, insieme al volontariato, insieme alle associazioni. Su questo io ci credo molto. Io sono stato per 5 anni presidente della Federazione del Tempo Libero, che raggruppava 15.000 soci in Lombardia, fra CRAL e associazioni culturali e varie. Secondo me quella è la strada su cui lavorare per rilanciare il tessuto del territorio. Ringrazio, lascio l'ultimo minuto a Bramati, via il tempo. Grazie. Allora, no, se per rimanere, adesso non sto qui a fare la conta, ognuno dei dati se li trova ormai con internet, si trovano anche abbastanza fedeli sui numeri assistiti e medici. C'è un altro tema in termini di prospettici invece che è molto interessante, su cui per esempio abbiamo dovuto riattivare la conferenza dei sindaci in ambito ATS, perché per tutta la pandemia, che è competenza comunale del sindaco in particolare, non si è mai avuto la possibilità di riunirla. Nell'ultima per esempio si è sviluppato tutto un discorso e una mia interlocuzione in ambito ATS sul tema delle case della salute, che riportano e amplificano il tema della sanità territoriale, per cui sono previsti in municipio, a seguito di una delibera di Regione Lombardia del 6 di settembre, l'applicazione che ATS sta dando porterà 2 case della salute nel municipio 5, una nell'asse più centrale e l'altra nell'asse di Missaglia, che sono in fase di definizione rispetto alle strutture, e per cui in termini positivi direi andiamo avanti così. Bisogna dire all'ATS di aggiornare gli elenchi dei medici. Allora, grazie. Questo, io su questa affermazione, se mi permette, sicuramente faccio una verifica, un dato che io non ho. Se è vero che sia così, scriverò al direttore di ATS e gli chiederò conto, perché se così è, ritengo sia grave, per cui non mancherò di farlo presente.
Intanto grazie per essere stati qui oggi entrambi, Grazie, perché grazie essendo qui a voi. avete offerto un servizio di informazione che sicuramente è fondamentale, come qualunque ripartenza. E noi vogliamo essere la TV dei milanesi partendo dai municipi che sono una base solida e fondamentale. Per cui grazie anche a voi che ci seguite. Speriamo di avervi risposto e aver dato degli spunti interessanti per conoscere meglio questo confronto tra candidati. Vi ringrazio ancora, vi Grazie a voi, saluto. buonasera a Grazie a tutti. voi E del saluto. servizio e grazie a tutti, buonasera. Grazie anche a voi che ci seguite. Ci rivediamo con il prossimo confronto, quello del candidato, domani sera. Buona serata.